Burek è partito alle 9 di sera. Essendo stato notato alle 9.03, sarebbe dovuto arrivare alla Boa 7 alle 9.18. Guardia costiera 41329 chiama guardia costiera. Ci troviamo alla Boa 7. Abbiamo setacciato l'intera zona. Ricerca negativa. La ricerca rimase negativa per sempre. Burek scomparve vicino a quella boa pur avendo i più sofisticati mezzi di salvataggio che allora esistevano al mondo e nell'arco di 18 minuti. La barca era inaffondabile, radio e luci di segnalazione funzionanti. Se non ci fu niente di soprannaturale, non resta che dare la colpa al tempo. Il servizio meteorologico di Miami rivela che quella notte ci fu un'improvvisa burrasca. Potrebbe aver spinto Burek in mare aperto, ma certo non oltre il raggio d'azione della guardia costiera. Le condizioni del tempo nell'area di Miami sono instabili, ma sono computerizzate, diagrammate, sotto controllo. La causa della scomparsa di Dan Burek deve essere un'altra. È esposta piuttosto bene. Se c'è un uomo che si intende di tempo è Frank Flynn. Ora vende immobili vicino a Fort Lauderdale, ma per 20 anni ha girato il mondo come ufficiale della Guardia Costiera. L'esperienza accumulata però non gli è bastata a spiegare un certo fatto che avvenne nel Triangolo nell'agosto del 56. Quello fu il mio primo viaggio nel Triangolo delle Bermude. Al momento dell'incidente il tempo era assolutamente ottimo, le condizioni del mare perfette. Era un vero e proprio piacere essere fuori in quella meravigliosa notte d'agosto. Verso 1.30 del mattino notammo sul radar una massa che si trovava a circa 28 miglia da noi. Ci preoccupammo un po' di questa cosa, non riuscivamo a identificarne la forma, a capire cosa fosse. Un rapido controllo degli strumenti di navigazione ci confermò che eravamo sulla rotta giusta, a circa 165 miglia dalla costa. A un certo punto scoprimmo che galleggiava. Allora ci avvicinammo con estrema prudenza e praticamente poco più di un'ora dopo eravamo a circa mezzo miglio dall'oggetto segnalato dal nostro radar. Ci avvicinammo con ancora maggior cautela. Eravamo a non più di 100 metri dall'oggetto ormai. Accendemmo il faro e scoprimmo che la massa rifletteva. Anzi, per essere più precisi, la luce non arrivava affatto alla massa. Allora ci avvicinammo ancora di più, sempre con la luce del faro puntata, e cominciammo a virare verso sinistra in modo tale da non trovarci quella cosa sconosciuta proprio di fronte. Ormai c'eravamo. In qualche modo la urtammo. E dopo averlo fatto 3 o 4 volte senza subire incidenti, tornammo alla normale velocità di crociera e cominciammo a entrare nella massa sconosciuta. Una volta entrati, ci accorgemmo che la visibilità era praticamente zero. Poco dopo la spia della sala motori si accese, indicandoci che stavamo perdendo pressione. Se prima ci trovavamo in una situazione abbastanza preoccupante, ora eravamo in serio pericolo. Eravamo scesi di circa 4 nodi. A quel punto tentammo di tutto per riprendere velocità e uscire da lì. Fortunatamente la manovra riuscì e uscimmo dalla massa. In che cosa ci siamo imbattuti quella notte, davvero non saprei dirlo. Non ne ho idea. Alcuni anni dopo questo incidente parlai con degli oceanografi, ma nessuno di loro ha fatto luce sulla cosa. Chissà cos'è accaduto. Al centro della Marina Americana di Oceanografia, vicino San Diego, il dottor Jürgen Richter e il suo staff possono ricreare tutte le configurazioni di un radar in ogni suo minimo particolare. Gli abbiamo chiesto di studiare il caso di Frank Flynn. Quelle che ora vengono visualizzate sono le illustrazioni schematiche di ciò che può accadere a un raggio radar che si sposta nell'atmosfera.
Abbiamo impostato un'altitudine di 5.000 piedi per un raggio di 250 miglia marine. Il campione che il raggio radar prende, data una certa condizione atmosferica che riflette, riporta sulla superficie dell'oceano l'energia. E potrebbero unirsi in aggiunta echi dalla superficie marina che un operatore un po' inesperto potrebbe anche scambiare per echi di terra. Questa diapositiva dimostra come funziona un radar con condizioni atmosferiche che cambiano da una massa di aria fredda in basso ad aria secca e calda in superficie. In questo caso i segnali radar usciranno molto di più di quanto non farebbero, diciamo, di norma. In questa seguente le condizioni sono molto peggiorate e pertanto vediamo apparire queste rifrazioni da parte dell'oceano che noi chiamiamo anelli di confusione marina. Questi tipi particolari di rifrazioni in nessun modo possono essere associati con la presenza di nebbia o di nuvole in quest'area. Nessuna massa di vapore nota è stata registrata sul radar. Quindi Frank Flynn non ha incontrato alcun vapore conosciuto. L'altra possibilità, gli anelli di confusione marina, sono un miraggio che però si mantiene a distanza. L'immagine del radar di Flynn era invece ravvicinatissima. La conclusione più semplice è che Frank Flynn sia entrato in un campo elettromagnetico visibile. La bussola è uno strumento relativamente semplice che punta verso il nord. Viene usata almeno da un migliaio d'anni. Il suo orientamento può essere modificato con un piccolo pezzo di metallo. Però è un effetto momentaneo, poi ritorna al suo orientamento. È uno strumento piuttosto longevo negli anni. Ha guidato marinai e aviatori nelle peggiori tempeste. Ma passando per il triangolo delle Bermude, le bussole si mettono a girare come trottole. Alcune non hanno mai più ripreso l'orientamento esatto. State vedendo un rimorchiatore, il vecchio ed eterno cavallo del mare. Uno dei più strani momenti della sua storia la visse proprio qui, nel triangolo delle Bermude. Era una tranquilla giornata del 63. Stava trainando una chiatta da Puerto Rico a Fort Lauderdale. Il capitano stava riposando quando gli dissero che la bussola era impazzita. Chiama il capitano! Il capitano è un vecchio lupo di mare con 30 anni di navigazione. Il suo nome è Don Henry. Vi dirà lui quello che ha visto. Ho sentito il trambusto dell'equipaggio e sono salito sul ponte urlando: che diavolo sta succedendo qui? Mi hanno risposto che la bussola girava, gli strumenti non funzionavano e le comunicazioni radio erano interrotte. E i generatori elettrici si erano fermati, ma questo lo scoprimo più tardi. Don Henry pensava di aver visto tutto. Poi, in seguito, ammetterà di aver perso temporaneamente l'equilibrio psichico, cosa che non gli era mai accaduta. Ma forse è una cosa normale quando ci si trova di fronte a esperienze di quel genere. Andai a vedere la chiatta. Volevo controllare se la fune era ancora bene in tiro. Lo era. Si sentiva che dall'altra parte c'era qualcosa attaccata, ma il fatto è che non vedevamo niente. Per giunta la fine della corda era fuori dall'acqua. Però non c'era niente attaccato. Proprio niente. La chiatta era scomparsa, ma la fune era ancora attaccata e in tiro. Il pensiero di Don Henry fu che lui e i suoi uomini potevano essere i prossimi a scomparire. Questa cosa durò 6 o